Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Noi abbiamo letto la tua storia e abbiamo letto tutto ciò che riguarda il tuo mondo artistico. Abbiamo ascoltato anche il primo EP che hai fatto, che ci è piaciuto. Però a questo punto, non perché noi non ti conosciamo, ma chi ti ascolta probabilmente non vorrà leggere, ma vorrà ascoltare. A questo punto la domanda viene spontanea. Chi è Elia? Bella domanda. Beh, niente, sono musicista veronese. Ho iniziato questa carriera una decina d'anni fa e ho iniziato studiando in un'accademia molto rinomata a Verona, che è la Lizard. Ho iniziato a studiare canto e già studiavo per conto mio chitarra, e poi mi sono appassionato anche all'ambiente, diciamo, scrittura. E quindi lì con il mio maestro, che fondamentalmente era un autore anche lui, abbiamo costruito le prime canzoni e poi abbiamo fatto alcuni lavori, che uno di questi è anche presente nell'EP ed è Buona Prospettiva, nella versione di acustica con il piano, ecco. E tuttora faccio questo lavoro, insegno musica, insegno canto in una scuola dove ora mi trovo, e proseguo anche con l'attività live, quindi con altre situazioni oltre al mio progetto, diciamo, da cantautore. Ho anche altre situazioni in cui suono altra musica, quindi cover, con diversi collaboratori della mia zona, ecco. Ci descrivi come nasce questo ultimo singolo, da cosa trae ispirazione, da cosa come si è sviluppato alla fine per arrivare a questo singolo? Certamente. Allora, diciamo che questo brano ha preso un po' forma in un corso di scrittura che ho fatto l'anno scorso, Fatalità sotto lockdown. Avevo iniziato questo corso di scrittura diciamo che era più che altro un compito, che poi mi è piaciuto talmente tanto che l'ho concluso, e poi è venuto fuori questa canzone qua, ecco. E la canzone appunto parla di questa situazione un po' statica, in cui si fanno delle riflessioni dal punto di vista, ecco, della superficialità, e anche di altri argomenti legati al mondo che conoscevamo prima della pandemia, ecco. E adesso, appunto, col senno di poi, posso dire che questa considerazione è avvenuta anche grazie, tra virgolette, al periodo che abbiamo trascorso, ecco, l'anno scorso. E questa copertina è un po' particolare, con questo tramonto o quest'alba. Bisogna vederla, cosa intendi? È un tramonto. Allora, quel posto lì è dove in realtà è stata trovata l'ispirazione per queste parole, ed è un posto in cui io vado sempre a camminare. Io abito vicino al lago di Garda, e a due passi dal Monte Baldo, quindi in una zona di mezzo, e quindi ci sono molte colline, quindi ci sono tanti di questi paesaggi. Questo, diciamo, che è quello che preferisco di più, è vicino a casa mia, e mi piace tanto andare a camminare in questo posto. E dove ogni tanto mi prendo su il quadernino e scrivo i miei appunti, scrivo le mie cose, e quindi appunto è nato proprio lì l'idea. E ho detto, ma perché non farci la copertina? Ecco, è nata così la copertina. Quindi. E questo lavoro, punto e capo, ma un punto è di partenza, o un punto di, sicuramente un punto di partenza in questo caso. In realtà, ecco, sì, ha questa ambiguità il titolo, perché magari potrebbe anche dare l'idea di essere un punto
nel senso che poi inizia qualcosa di nuovo, ma in realtà se poi si ascolta la canzone non è proprio così, anzi il messaggio non è proprio così tanto diciamo di buon auspicio, però ecco, io cerco sempre magari di lasciare qualche spiraglio di speranza all'interno delle canzoni, questa ne ha un po' meno, ecco, giusto perché, come dicevo prima, è stato ispirato in un contesto in cui c'era un po' di difficoltà da parte di tutti, ecco, insomma. E noi abbiamo ascoltato, come hai detto, l'album, l'EP, il tuo EP di esordio. Sì. Abbiamo ascoltato, oltre che hai diverse sonorità, non è che segui un genere, ma la tua sonorità in base probabilmente a questo punto nascono prima le canzoni, nasce prima musica, prima nei testi, oppure nascono insieme in questo caso. Generalmente partono sempre prima i testi e poi viene tutto il resto. Nel senso che solitamente nel mio modo di scrittura parto sempre da un'idea ben precisa, poi la sviluppo testualmente e ci creo sopra la musica, ovviamente. Questo per tutti i brani pubblicati è stata fatta questa cosa qua, ecco. Generalmente lavoro così. Poi magari succede qualche volta che si parte dalla musica o da altre cose, ma per come lavoro io preferisco sempre partire da un'idea testuale. E nell'EP abbiamo notato, c'è un brano molto, molto, molto bello, ma soprattutto sei tu e il pianoforte. In realtà non solo pianoforte suoni. Intendi l'ultimo lavoro, punto e a Buona, capo? sì, no, ma anche, buona, anche in buona prospettiva Sì. sentiamo che c'è anche l'utilizzo del piano molto accentuato perché sei tua voce e piano, però non è solo lo strumento che utilizzi, utilizzi anche altri strumenti che pare la chitarra. Sì, chitarra, chitarra acustica e anche l'elettrica. E generalmente il setup è formato dai classici strumenti, quindi basso, batteria, piano, chitarra acustica e ovviamente le voci. Sono un po' la vecchia maniera, dal punto di vista musicale, perché vengo da una scuola abbastanza tradizionale da questo punto di vista, quindi anche questa cosa si rispecchia perfettamente nella musica che faccio. A livello di voce abbiamo notato, non so se ti farà piacere, una somiglianza a Bersani. In alcuni frangenti Molti me lo abbiamo dicono. questa sonorità, questo tipo di, anche il tipo di cantare che si avvicina un pochettino a questo genere. Ma abbiamo detto, poi tu non fai solo quel genere, cioè al stile cioè, che assomiglia un po' a Bersani, ma dai il tuo stile che è un po' diverso anche in alcuni frangenti. Sì, fa strano perché mi dicono spesso che assomiglio a Samuele Bersani, ma ovviamente lo apprezzo e lo ascolto, però diciamo che non è tra le mie preferenze di ascolti abituali, ecco. Però mi fa piacere questa cosa perché vuol dire che in qualche modo un'identità a quello che faccio ce l'ha. Ovviamente piuttosto che sia abbastanza impersonale, meglio che ci si avvicini a qualcosa. Io sì, cerco di contaminarmi con diversi stili musicali, anche se poi magari ricasco sempre nelle solite cose, però ecco, cerco di ascoltare a 360 gradi la musica che viene proposta, sia attuale che magari un po' più vecchiotta, in modo che abbia anche un filo che unisce quello che è il passato musicale e anche il presente, anche se faccio un po' fatica, a dire la verità, ad adattarmi ai nuovi stili musicali, sia dal punto di vista testuale, ma anche dal punto di vista musicale. Ecco, questo sicuramente. Ma secondo te è più facile in un brano inserire le parole o toglierle riuscendo a dare un senso logico al discorso che si vuole raccontare? Lì dipende tutto da come viene strutturata la canzone. Ci sono delle canzoni in cui la metrica è abbastanza libera, quindi ti senti abbastanza libero di esprimerti
e magari la parola di più non guasta. Ci sono alcune canzoni invece, e questo è il caso di Gelato a Mezzanotte nel mio scorso lavoro, che lì togliere delle parole è stata veramente dura perché avevo paura che perdesse proprio il senso e quindi bisogna trovare altre parole per mantenere, ecco, l'idea principale di quello che era il brano. Quindi dipende un po' dalla metrica, da quello che propone la musica sotto la canzone. E la prima emozione che hai vissuto nel suonare dal vivo, beh, suoni dal vivo, qual è stata quel momento in cui sei salito sul palco e di fronte c'avevi la quarta platea, quindi che si è emozionata, ha cantato i tuoi brani, oppure sta in silenzio soltanto alla fine, poi ha manifestato tutta quella gioia nel sentirti cantare. Quale sensazione, quale emozione hai provato? L'emozione è stata veramente forte perché, ora, generalmente io suono però musica di altri, quindi cover. Suonare i propri brani, soprattutto nel lavoro scorso, ma anche in questo, ma comunque devo ancora fare questa esperienza per questo brano. Diciamo che mi ha toccato molto perché sono cose che ho vissuto sulla mia pelle. E ho fatto veramente fatica a gestire, diciamo, l'ansia, diciamo anche l'emozione sul palco, anche perché suonavo con un team e con dei musicisti con cui non avevo mai suonato prima, se non il chitarrista che suona con me da anni. Ecco. E quindi questo miscuglio di cose ha creato una situazione molto, molto particolare, nel senso che mi ha suscitato delle emozioni mai provate prima. E ovviamente anche il pubblico penso che le abbia percepite perché poi a fine concerto sono venuti a farmi complimenti, a fare complimenti alla band e la cosa principale che è stata detta è che si respirava esattamente ogni parola di quello che dicevo nelle canzoni. Quindi questa per me è stata la vittoria più grande, ecco. E la prima emozione quando il ragazzo, la signora si è presentata con il tuo CD, il tuo lavoro in mano, dicendo: mi fai l'autografo? Questa è la prima, dire: ho il primo autografo fatto. A quel punto, che sensazione provato? Dice: sono arrivato. No, io la prima cosa che ho detto è adesso com'è che faccio l'autografo? Non l'ho mai fatto in vita mia. Ho detto forse devo usare la stessa tecnica che uso per firmare gli assegni, la stessa cosa, ecco. Quindi sì, io non ho mai firmato autografi, quindi la sensazione è stata un po' quella. È stata una grande emozione, devo dire, perché trovarsi davanti delle persone con il tuo CD, con qualcosa di fisico che... Sai che quanto sudore, quanta fatica ci hai messo a produrlo, a farlo, e delle persone che vogliono ricevere un simbolo, una sigla del lavoro che hai fatto sul CD è veramente bello, è veramente una cosa che mi ha lasciato un bel ricordo, ecco, sicuramente sì. Gli studenti abbiamo detto che tu insegni a scuola, che ti hanno ascoltato poi tu anche il tuo lavoro e che cosa ti hanno detto e soprattutto che consigli ti chiedono. Allora, molti si sono iscritti ai miei corsi, soprattutto, cioè molti, alcuni dei miei studenti vengono ai miei corsi appunto perché vogliono imparare a scrivere. E quindi questa è una cosa che mi fa molto piacere perché vuol dire che in qualche modo piace quello che faccio. Ovviamente non può piacere a tutti e lo sappiamo bene, però alcuni di questi vengono da me appunto per ricevere dei consigli, per capire come sviluppare le proprie idee, perché ci sono molti ragazzi che hanno un sacco di idee, un sacco di pagine scritte su pagine, ma non sanno mettere in musica, ecco, le loro parole. Quindi credo che sia importante questo. E quindi sono felice di dare una mano, ecco, da questo punto di vista. Ma questi giovani stai notando
A questo punto, in questo periodo si lavora molto sul talent, sul reality, sul concorso, cioè non concorsi, questa specie di baraccone televisivo che fa crescere i giovani musicalmente oppure un pochettino li impoverisce. Allora, sicuramente li farà crescere perché seguendo anche di striscio le trasmissioni varie dei vari talent, vedo che comunque vengono sviluppate tantissime cose, si studia moltissimo in questi contesti, cioè non è che si va lì a fare niente, ecco. E quindi dal punto di vista artistico credo che si cresca moltissimo da questo punto di vista. Poi io sono un po' alla vecchia, nel senso che preferisco fare i dischi ed essere magari ascoltato da qualcuno piuttosto che fare questo tipo di cose, anche perché ormai sono già fuori età da un bel po' per fare queste cose. Però ecco, magari alcuni studenti che vengono da me mi chiedono: ma secondo te se faccio amici? Io ovviamente sono contento se questi ragazzi possono esprimersi e possono far parte di questo team di questi talent, ecco, perché sicuramente è una bella molla, indubbiamente. Solo che tante volte che ho anche persone che conosco e hanno fatto questo tipo di cose, poi si sono un po' persi via, nel senso che hanno raggiunto il loro momento di gloria, ma poi non hanno fatto nient'altro. Quindi, cioè, come in tutte le cose, ci sono i pro e i contro, ovviamente. Ecco. È un artista a cui ti ha fatto innamorare della musica, che poi in questo caso parliamo di amore verso la musica, l'arte, di quest'arte. Ma c'è qualche artista in cui ti sei rappresentato un pochettino, anche che ti ha fatto crescere? Mi ha fatto crescere tantissimo Lucio Battisti, perché conoscendo la sua storia di come ha iniziato la sua carriera, che la sua carriera è iniziata semplicemente perché si è piazzato fuori dalla Ricordi finché ha snervato proprio tutti e quindi l'hanno tirato dentro e hanno ascoltato quello che voleva fare. E quindi da quel punto di vista lì, la sua tenacia e la sua voglia di fare musica mi ha sempre colpito e ovviamente è stato motivo di ispirazione anche per me. Poi c'è da dire che Lucio Battisti è stato il primo artista che ho incontrato anche dal punto di vista canoro, perché la prima cosa che ho fatto era un tributo a Battisti, ecco, quando ero alle prime armi, avevo 17-18 anni, ho iniziato a fare questo tributo nel mio paese di Lucio Battisti e cantavo le sue canzoni. Quindi lui è sicuramente uno di quelli. Poi ovviamente i grandi della musica italiana, Lucio Dalla, piuttosto che Edoardo Bennato, che rispecchia tanto il mio stile musicale perché anche io uso l'armonica ed ho questo stile un po' alla Bob Dylan, in certi contesti ovviamente. E poi tantissimi altri, italiani e non solo italiani, anche stranieri, sì. Pensi che un brano degli anni Ottanta usciva e faceva successo e durava 6 mesi, un anno, a volte ce lo portavamo anche per l'estate successiva. Adesso i brani sono probabilmente usa e getta, però ci sono Sì. troppe piattaforme, ma manca cioè la gente dice ho prodotto 5 dischi, ma sono tutti in digitale. Forse non è forse anche questo l'utilizzo veloce di questi social che ti fanno sì che il brano passa qualche istante, ma poi scompare nell'oblio. Assolutamente. È cambiato tutto il modo, ovviamente, no? Cioè, una volta io mi ricordo che quando andavo a scuola alle superiori, la mia tappa fissa era da Ricordi in via Mazzini a Verona e mettevo da parte 10 euro alla settimana per comprarmi un disco per formare le mie discografie, no? E cosa che poi quando è successo che hanno chiuso la Ricordi sono rimasto un po' spiazzato
però non è stato un grande trauma perché c'era la Fnac poco vicino, quindi andavo là. Poi hanno cominciato a chiudere anche quella, e ho detto allora adesso cosa si fa? E il problema è che adesso, problema è che ovviamente i tempi cambiano. I servizi di streaming ti propongono un abbonamento annuale o mensile e tu puoi ascoltare tutta la musica che vuoi di tutto il mondo. Quindi la maggior parte delle persone cos'è che fanno? Ascoltano i primi 10 secondi di una canzone, se piace magari rimane, se invece non piace skippa. Quindi è un po' questo il motivo per cui le canzoni adesso durano poco. Ecco, però forse c'è anche una maggiore selezione della musica, questo sicuramente. C'è una grande varietà, molto più ampia secondo me degli anni scorsi, perché diciamocela tutta, anche con pochissima strumentazione ci si può fare un disco, ok? Mentre una volta era un po' più difficile fare un disco. Quindi adesso c'è molta più musica, ma c'è molta più selezione. Anche se comunque tra i grandi numeri, anche le canzoni che vanno per la maggiore non hanno più quell'impronta che aveva una volta, cioè non è più il disco che scala le classifiche e ci rimane per chissà quanto. Adesso le cose sono un po' cambiate. E a questo punto progetti futuri? Allora, adesso stiamo lavorando ad altri due singoli che usciranno, non credo di quest'anno, forse uno uscirà per la fine di quest'anno, forse a settembre, non lo so, e l'altro l'anno prossimo. E nel frattempo sto lavorando al prossimo EP che conterrà all'incirca anche lui 5-6 brani. Devono ancora essere finiti, quindi non ho una scadenza, ecco, essendo che non ho una casa discografica che mi dice devi fare, io me la prendo con comodo, anche perché è una cosa che faccio per il puro piacere di farlo, ecco, non ho nessun tipo di obbligo. Ecco. Quando sento che una canzone per me è forte e mi piace e sento che ha un messaggio bello oppure che possa far pensare, allora a quel punto decido di pubblicarla. Però ecco, questo EP a cui sto lavorando sicuramente di grande, ci vorrà molto tempo per farlo perché mi impegna molto dal punto di vista emotivo e dal punto di vista di scrittura, quindi voglio che ci siano le cose fatte per bene, ecco, quindi non ho una scadenza. E l'ultima domanda viene un po' banale. L'abbiamo trovato Elvis? Visto che non. Ma Elvis è ovunque, è ovunque. Pensa che non doveva neanche chiamarsi così quella canzone. Poi con il mio insegnante di scrittura un giorno mi dice: ma ascolta, tu parli di Elvis nella canzone, ma perché non lo chiami Non sei Elvis? E da lì è nato tutto e quindi l'abbiamo un po' ridimensionata in funzione del titolo di questa canzone, ecco. Quindi è stato molto interessante come si sono evolute le cose in questa canzone. Ovviamente il Non sei Elvis sta per dire se non sei una persona così importante, così influente come lo può essere stato un'icona, come lo può essere stato Elvis, probabilmente non sarai nessuno. Ecco, quello era il messaggio. E quindi no, non l'abbiamo neanche ancora trovato, Elvis. E a questo punto, mettendo un punto e dicendo e torniamo a capo per poter iniziare la nuova avventura che sarà il nuovo lavoro che poi uscirà, già è uscito questo, i nuovi lavori che saranno futuri, ma soprattutto le prossime tournée, che finalmente si va in tournée, si può suonare dal vivo. Assolutamente, vi saluto tantissimo e vi ringrazio di cuore per avermi dato questa opportunità, che per me è molto importante, soprattutto poter parlare di queste cose che inizialmente nascono dalla mia camera, poi vanno a finire su un foglio e poi vanno a finire sulle canzoni. Quindi è molto importante per me poter esprimere queste cose. Ecco. Grazie mille e vi saluto con tutto il cuore.
Noi ti ringraziamo. Aspetta, ricordiamo dove poterti raggiungere, i tuoi contatti, Facebook, Twitter, Twitch, Spotify. Assolutamente. Allora, su tutti i contatti, quindi Instagram, Facebook, mi trovate a Elia Truschelli, quindi proprio è un nome univoco perché non c'è nessun altro che si chiama come me. E allora chi ti ascolterà, diciamo che è Elia, non è Bersani. Punto. No, Punto e a capo. esatto, a capo. Punto e a capo. Allora, noi ti ringraziamo e ci diamo appuntamento per l'uscita del nuovo EP, così ce lo racconterai. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.